Cari amici del grande web, tanti saluti da Serafino Massoni. Ah, i giovani del grande web, guai se non ci fossero i giovani del grande web che mettono in moto questa dialettica, giovani, anziani, che bello, che bello, che bello. Allora qua abbiamo due cari blogger, uno si chiama Ikitoki. Eccolo qua, Ikitoki. E l'altro si chiama Quinzio, sempre parliamo dei nickname, i quali stranamente mi fanno entrambi grosso modo la stessa domanda. Dice: ma come, Serafino Massoni, tu continui a parlare matriarcato, ma insomma dici un po', ma com'era il matriarcato? Com'era la sessualità nel matriarcato? E poi c'erano o non c'erano i conflitti nel matriarcato? Bene. Parliamo un po' di questa faccenda, bravi blogger Quinzio e Ikitoki. Molto brevemente però, perché qua non c'ho i 45 minuti accademici, va bene, magari un giorno ci saranno nel grande web i 45 minuti accademici. Allora, sentite un po', come si viveva nel matriarcato? Innanzitutto io non è che sto qua a dire cose inventate, perché le cose che dico io potete leggerle benissimo, andate sulla vostra Wikipedia o Wikipedia, andate a vedere, scaricate qualcosa, leggete qualcosa, grande antropologo della fine dell'Ottocento, il Morgan, grande antropologo, mi pare che ha avuto le civiltà antiche, non mi ricordo, poi Engels, l'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Poi il Bacofen, quel capolavoro che è Mutterrecht, il regno delle madri, il matriarcato, e poi tutto via giù, tutti gli antropologi successivi, la grande antropologia sovietica, perché se l'URSS era il male assoluto, però, mi pare che qualcuno abbia detto così, non mi ricordo, però l'antropologia sovietica non era il male assoluto, datevi a leggere Malinowski, ah che roba. Pensate che i nostri missionari, quando andavano a cristianizzare i popoli, i cosiddetti selvaggi, che non erano selvaggi benedetti, però perché ai tempi del matriarcato c'erano pure le regge, nella grande Colchide c'erano delle belle città, tutte d'argento, nel senso che l'argento era il colore della luna e a loro non ci dava tanta importanza. Bene, i missionari restavano impressionati, perché dicevano: ma qua, com'è che la parentela non è come da noi? Mamma, papà, figlio e figlie, e figli e figli, ma com'è? Dov'è il papà? Non c'è il papà qua? E impararono piano piano i missionari che com'era la civiltà matriarcale, almeno com'era l'organizzazione familiare. Allora, tenete presente che allora non si era ancora scoperto quello che io posso definire il vero peccato originale, secondo me, ma non credo di sbagliare di tanto, fu quando gli uomini, appunto, cioè gli esseri umani, scoprirono appunto che i bambini nascevano dal rapporto sessuale tra un uomo e una donna. Siccome passano 9 mesi tra i rapporti sessuali e poi il parto, non è facile stabilire il rapporto di causa ed effetto, sapete? Perché uno può pensare pure che i bambini nascono perché la donna ha mangiato una mela, ha mangiato, che so, è andata a fare il bagno in un fiume, o perché gliel'ha detto la luna. Non è mica detto, non c'è un rapporto immediato di causa ed effetto. Ci è voluto tanto, tanto tempo per capirlo. Quindi allora le società matriarcali vivevano in questo modo. Fate conto voi, tante belle tribù, tante belle tende di paglia, oppure tante belle capanne di paglia, volevo dire, e tante tende, come con pelle rosse, perché il Morgan andò a lavorare proprio con pelle rosse. E dentro questa grande capanna o questa grande tenda ci stavano 4, 5, 6 uomini con 4, 5, 6 donne. E c'erano tutti i bambini e le bambine. E che era promiscuità quella? No, non siamo noi che la chiamiamo promiscuità, perché loro mica lo sapevano che poi sarebbe venuto il patriarcato. Loro non lo sapevano. Quindi loro vivevano felicemente insieme.
E un uomo faceva l'amore con le altre donne e la donna faceva l'amore con gli altri uomini, ma non era la promiscuità che diciamo noi, capito? Perché mica era nato ancora il matrimonio monogamico patriarcale. Noi dobbiamo metterci nella loro prospettiva. Non erano peccatori, come intendiamo noi. Vivevano così. Non c'era la figura del papà. Ogni bambino e ogni bambina sapeva soltanto che c'era la sua mamma, al mondo c'era la sua mamma, c'era la mamma della mamma, poi c'erano le sorelle o i fratelli della mamma, e così, e così, e così. Allora, era un rapporto di parentela piuttosto complesso, ben articolato, sapete? E gli uomini come stavano? Gli uomini stavano benone, perché le donne non ci avevano rancore nei confronti degli uomini, perché le donne oggi, da quando fu fatta quella terribile scoperta, c'hanno sempre un po' di rancore, sei stato tu che mi hai messo, che mai sistemata in questa maniera. Sotto sotto è così, capito? Sotto sotto, e c'è il rancore. E la donna, anzi, era anche più felice di essere madre una volta, perché non poteva dare la colpa a nessuno. Non dava la colpa a nessuno, gli uomini stavano benone, andavano a procurarsi il cibo come oggi. Anche oggi gli uomini escono di casa per andarsi a procurare il cibo, andavano a procurarsi il cibo con le frecce, con le lance, e tornavano tutte. Ma c'erano tensioni una volta, è certo che c'erano le tensioni, c'erano pure allora le tensioni, però queste non c'erano. Queste tensioni interne al matriarcato, con il complesso edipico e tutto il resto, che sapeste che cos'è il complesso edipico, una volta, qualche giorno ve ne parlo bello, chiaro e tondo, non c'erano tutte queste tensioni. Tensioni tali per cui si può dire che, come è stato detto da Marx, da Engels, che la famiglia monogamica patriarcale e nel suo piccolo seno racchiude tutte le lotte di classe che in grande vediamo nella società patriarcale capitalistica. Tutte le lotte di classe sono confinate in piccole, cioè la famiglia è un campione adeguatamente rappresentativo di quello che succede nella società. Vabbè, cari amici, non vi meravigliate che la scoperta, che questa scoperta io venga, la si possa definire un peccato originale. Se pensate che sono migliaia e migliaia di anni che si dice che il peccato originale è stato il morso di una mela, è più ridicolo, scusatemi, il morso di una mela, eppure ci si crede, nessuno lo mette in dubbio, perché sono diversi secoli che si parla della mela, diversi millenni, perché se ne parla già nel Vecchio Testamento, la mela, il morso della mela, la disubbidienza, insomma, è più credibile che il peccato originale invece sia una cosa più seria, come la scoperta che i bambini nascono da un rapporto tra l'uomo e la donna, e da quel momento nell'umanità è arrivata l'infelicità. È quello che io chiamo apertura del vaso di Pandora. Cari amici, non c'ho i 45 minuti accademici, va bene, accontentatevi. Grazie a questi bravi blogger, Ikitoki e Quinzio, e tanti saluti da Serafino Massoni.